Chilometro zero, ben ritrovate. Siamo ritornati alla sede dell'Olmo Ponte, che ringraziamo per l'ospitalità, insieme a Salvatore Di Bella, dirigente del settore giovanile della scuola calcio. Salvatore, intanto sentiamo i rumori, i lavori fuori per il campo esterno continuano. Sì, siamo quasi a buon punto. Tanto buonasera a tutti quanti. Comunque siamo già a buon punto che stanno finendo, diciamo, il fondo per poi fare la posa in opera del manto sintetico. E sarà il primo campo di calcio a 8 all'interno dell'impianto Del sportivo Luciano Giunti. Luciano Giunti, questa è una bella Poi, innanzitutto. appena la situazione lo consentirà, si inizierà con l'utilizzo. Certo, anche perché qui c'è questo progetto che deve andare avanti. Però in questo momento, Salvatore, questa inattività, ecco, quanto pesa alle società come la vostra che praticano soprattutto sport, calcio a livello giovanile? Allora, l'inattività più che pesare a noi come società, diciamo, pesava ai ragazzi, anche perché sono dentro quasi tutte le chat, sia di quelli più piccoli che anche di quelli più grandi, e tutti quanti avrebbero una grande voglia di iniziare a fare allenamenti. E questo periodo di stop gli ha pesato abbastanza, Certo. perché meno male per il bambino o per il ragazzo è sempre uno sfogo il calcio. Comunque noi, visto che siamo tornati in zona arancione, da lunedì 14 dicembre si inizia con gli allenamenti individuali, come sarà sospeso prima di diventare zona rossa, e saranno 2 allenamenti alla settimana per tutte le categorie, dai 4 anni fino alla juniores, Questa è un bel, come dire, una bella notizia, insomma, già un senza passo. però l'uso dello spogliatoio per Vabbè, in qualche modo ci adatteremo, Salvatore, perché poi i ragazzi vogliono stare in campo, sì, insomma. no, anche a proposito di questo qui si sta cercando di studiare anche un discorso che anche durante le feste di Natale non ci fermiamo e si Certo. escluso i giorni che ci saranno le feste comandate, di continuare gli allenamenti anche nei giorni sotto Natale, diciamo, Natale, Sì, proprio Capodanno. andare, una volta che si ricomincia, Si inizia andare ormai in attesa poi in attesa che di poi avere il definitivo via che ci libera. sia un 2021 migliore del 2020. Speriamo, ormai siamo alle porte, questo 2020, buttiamolo via, perché veramente ci ha tolto tanto. Però intanto per quanto riguarda la ripresa dei campionati si vocifica, almeno sono voci di corridoio, dove si potrebbe iniziare a marzo inoltrato. Ecco, a questo punto sarebbe meglio, per quanto riguarda la stagione agonistica, saltarla del tutto e ripartire con dei tornei amichevoli, insomma, anche perché servono le società, servono i ragazzi e poi Già avevo studiare. fatto presente quando si era fatto la riunione con la Federazione di Firenze, che per me era già, diciamo, si poteva iniziare i campionati anche ai primi di novembre, Certo. invece di iniziarli a metà di ottobre, in maniera a vedere la situazione. A questo punto, diciamo che poi c'eravamo i campionati in base, avevamo già fatto il pronostico se in base venivano bloccati, quanto venivano bloccati, avrebbero fatto diverse formule. Io spero comunque sempre di entrare in campo per fare giocare almeno una parte del campionato, faranno solamente il girone d'andata in qualche maniera. Poi sicuramente il mese di maggio e giugno vedranno l'organizzazione di qualche torneo per tutte le categorie, Perché qui negli anche anni perché ne avete fatti tanti. oltre che si è fatto tanti, il discorso è anche che di tutta la scuola calcio ancora non avevamo ancora iniziato l'attività, diciamo, di campionatini, e quindi qualcosa Va va fatta, fatta insomma. per forza. Se non la fa la federazione, si faranno noi poi i tornei quelli primaverili. E quindi quali sono quelli da confermare? Quali pensi quelli da Tornei da confermare? conferma sono lo Città d'Arezzo, che era quello per gli esordienti, i giovanissimi B, in memoria di Lucio Peruzzi, che era i giovanissimi e gli esordienti primo anno, e poi c'era il torneo che doveva essere fatto la seconda edizione l'anno scorso, il Nencioli, e poi diventava anche Nencioli Tanganelli, i due dirigenti scomparsi l'anno
all'Olmo Ponte e era per la categoria Pulcini. E sicuramente se faceva qualcos'altro anche per i piccoli amici e i primi calci, Certo, questo qui sicuramente qualche bisogna pensarci. per forza, perché è obbligatorio, diciamo. E poi se a sto punto fare qualche quadrangolare anche con quelli più grandi, giovanissimi Già nella sì. Poi 6, 6, 5 e gli allievi. immagino perché anche altre società si organizzeranno e quindi voi Sì, no, avrete qualche maniera si non farà solo in scambi di casa, ma squadre, quindi. Mentre anche quest'anno a malincuore, vista anche la Si stava situazione, il arrivando torneo, quello, il fiore diciamo, all'occhiello, non fiore solo. all'occhiello, adesso un cappa, anche quest'anno penso che sia praticamente impossibile organizzarla perché non si sa come va a finire questa situazione, quindi anche fissare Poi alberghi, domanda. squadre professionistiche si muovono senza sapere che regole ci possono essere e tutto quanto. Meglio aspettare, rivederci al 2021, Sperando in tempi anzi migliori, 2022, 2022. 2022, sperando che sia Questo qui era diventato conclusa sta e lo situazione. resterà anche per il futuro, immagino, non solo il fiore all'occhiello per l'Olmo Ponte, ma anche per la città di Arezzo. Sì, no, quello. Perché Penso che poi. sia una bella manifestazione. Poi, preciso anche l'anno scorso che si doveva fare la decima edizione con 24 squadre e quindi si ripeterà alla prima occasione possibile che Di spero nel riprendere, 2022 a questo di riprendere, punto, anche perché di nel 2019 mi ricordo all'ultimo momento c'era la riprendere. Lazio, tantissime Sì, società no. professionistiche che volevano, come dire, partecipare, insomma, perché No, ormai il torneo era. ormai era diventato. Beh, ormai c'erano sempre detto Torino, Tantissime squadre, l'Inter, l'Atalanta, la la Roma, Juventus, la la Roma, Lazio e anche il la Lazio, Bologna, già che era Bologna. venuto la prima volta, già la seconda Il quando ci aveva Napoli. rimandato l'invito aveva risposto subito che venivano e poi Fiorentina Sì. e Allora, quindi adesso ci dobbiamo, come dire, augurare solamente che Empoli. Che tutto finisca sta vada, situazione il prima perché esatto, possibile. anche perché siamo in tema di vaccini, quindi Vediamo. speriamo che riusciamo a metterci questa crisi sanitaria alle spalle. Io ti ringrazio per la tua disponibilità, Grazie a voi. come ringrazio l'Olmo Ponte e mi auguro davvero di rivenire presto e parlare di calcio giocato. Speriamo. Grazie, Grazie saluto. a te. E auguri di buon Natale a tutti quanti. Grazie.